E quindi chiamo sul palco insieme a noi Alessandra di Genova. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Alessandra di Buongiorno a tutti. Genova lavora in Enel ai progetti di sostenibilità di Enel e io trovo che sia molto importante avere anche le grandi aziende che iniziano a lavorare, iniziano, insomma, non è che iniziano oggi, però insomma che contribuiscono a rendere più sostenibile le nostre attività e le nostre vite. Quindi lascio molto volentieri la parola ad Alessandra che ci introduce il tema di oggi, parlando proprio di che cosa significa sostenibilità. Bene, grazie Alessandra. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di partecipare a questo incontro, a questo momento e parlarvi di sostenibilità. Volevo farmi aiutare da qualche slide, ma soprattutto da un video che vi farò vedere Mi e dicono poi. dalla regia che lo devi condividere. Vai. Ok. Parto subito. Vedi Alessandra, vedete Ecco qua, tutti? perfetto, ci sei. Ok, partiamo. Ecco, vorrei dirvi che non possiamo proprio più permettercelo di essere soltanto spettatori. E questo video è veramente molto, molto chiaro e spero che sia arrivato veramente anche emotivamente a tutti voi, perché è proprio necessario agire subito. Non è uno spot pubblicitario, ma è un impegno e un obiettivo di tutti. Istituzioni, aziende, cittadini, tutti dobbiamo renderci conto soprattutto che la situazione non è semplicissima, neanche da risolvere in pochissimo tempo. Ora, questo era giusto per iniziare, ma per calarci sempre di più in questa realtà, ma anche per capire veramente che cos'è. Che cos'è la sostenibilità? Perché
Se ne parla tantissimo, è vero, lo hanno detto prima Alessandra e Miriam. Adesso si parla, questa parola la usano ovunque. Si sente nei telegiornali, in tutte le trasmissioni. È sostenibile. Adesso abbiamo fatto una legge sostenibile. In realtà, visto che è stata così usata e che è così usata, questa parola rischia proprio di essere abusata, banalizzata, soprattutto mutilata proprio nel significato più vero, più autentico. Perché prima cosa si è portati a pensare a solo una componente della sostenibilità, e cioè quella ambientale. Mentre la sostenibilità o è integrale ed integrata o non è sostenibile. Questo vuol dire che la sostenibilità è composta da più elementi. Questo è molto importante. Guardate, sembra una parola astratta. In realtà la sostenibilità ha una radice molto profonda perché deriva da sostenere. È una cosa che si sostiene. Immaginiamo uno sgabello a tre gambe. Questi tre elementi sono le tre dimensioni della sostenibilità, quindi la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Queste tre gambe sostengono uno sgabello dove sopra, immaginiamo, si è appoggiato la nostra amata terra e noi che l'abitiamo. Se soltanto una di queste tre gambe dovessero venire a mancare, crolla tutto. E quindi questo per dirvi che la sostenibilità o, ripeto, è integrata in queste tre dimensioni che sono strettamente connesse l'una dall'altra, cioè non può esserci una sostenibilità che riguardi soltanto la società, le persone. È impossibile, non è sviluppo sostenibile. Ci deve essere un investimento. Ci devono essere delle persone impattate da questo investimento e ci deve essere il rispetto dell'ambiente. Questo è molto importante e normalmente non viene detto, non viene studiato. Quindi o si considerano questi tre elementi perfettamente integrati e connessi, o non c'è lo sviluppo sostenibile, cioè non c'è la vera sostenibilità. Tutte quelle azioni che appunto mirano ad esempio per sostenibilità ambientale, cioè si intende la responsabilità nell'utilizzo delle risorse della terra e del nostro pianeta, ovviamente una responsabilità vera e seria sulle risorse del pianeta. Per sostenibilità economica si intende la capacità di generare reddito e lavoro, coerentemente però con la riduzione degli impatti nel rispetto di tutti gli aspetti che riguardano appunto la parte economica. La sostenibilità sociale è quella che riguarda la salute, la giustizia, la parità di genere. Poi questo lo vedremo anche meglio. Ci sono diverse, se poi andate anche a vedere su internet, diverse definizioni della sostenibilità. Io ne ho scelta una che mi piace molto, che è anche abbastanza semplice, però è veramente completa. Cioè, questa definizione dice che la sostenibilità è un modo di vivere attento agli impatti che le proprie azioni hanno sull'ambiente, sulle persone e sulla società. Ecco le tre dimensioni imprescindibili che devono esserci. E che devono essere componenti essenziali per un vero sviluppo sostenibile. E invece questo è, vi presento l'Agenda 2030, ne avrete già sentito parlare, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Perché vi parlo dell'Agenda 2030? Perché nel 2015 l'ONU, l'Associazione delle Nazioni Unite, ha deciso che dovevano esserci dei veri e propri obiettivi, e ne sono appunto nati 17, che rappresentassero in qualche modo tutte queste dimensioni più
qualche piccola aggiunta che poi vedremo. Quindi nel 2015 l'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di limitare l'incremento del riscaldamento globale a meno di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Questo è praticamente questo obiettivo raggiungibile solo attraverso un processo di decarbonizzazione, che è una cosa un po' più complessa che poi vedremo magari in un altro momento. Quindi nascono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono veramente uno degli impianti teorici più importanti che oggi abbiamo per capire come fare uno sviluppo sostenibile. Andiamoli a vedere un pochino meglio, che poi qualcuno lo avrete già conosciuto, lo avrete già sentito. Allora, ci sono ben 6 obiettivi che riguardano le persone. Le persone, e quindi sconfiggere la fame, la salute, il benessere di tutti, la parità di genere, le disuguaglianze, un'istruzione di qualità, cioè l'attenzione alle persone. Questi obiettivi ovviamente riguardano tutto il mondo, non pensiamo soltanto all'Italia, i paesi maturi, l'Europa. Dobbiamo pensare alle condizioni in cui vivono le persone in tante parti del mondo. Poi ci sono questi 5 obiettivi che riguardano lo sviluppo, la prosperità, e quindi c'è l'accesso all'energia. Per esempio, per un'azienda come l'Enel, tanti progetti di sostenibilità che noi facciamo si riconducono a questo obiettivo: energia pulita e accessibile. È vero che l'energia ce l'hanno tutti, ma ci sono anche alcune condizioni adesso essenziali, tra queste ovviamente un'energia che arrivi da fonti rinnovabili. E poi ci sono degli obiettivi che riguardano la dignità del lavoro, la crescita economica, l'innovazione, le nostre città sostenibili. Quindi sono suddivisi per questi ambiti che io già vi ho raccontato. Poi ci sono 4 obiettivi, ma tutti importantissimi, che riguardano il nostro pianeta. Tra questi avrete sicuramente sentito parlare dell'obiettivo 13, che è il climate change, che è proprio l'obiettivo che poi li raccoglie un po' tutti, cioè la lotta al cambiamento climatico, quindi la lotta contro i cambiamenti climatici. A questo obiettivo poi si legano tutti, perché e questi obiettivi sono strettamente legati l'uno all'altro, come vi dicevo, cioè i 3 ambiti della sostenibilità sono strettamente connessi. Quindi se c'è un investimento che di contrasto al cambiamento climatico, è chiaro che poi si porta dietro un obiettivo che riguarda il lavoro delle persone, e quindi tutto quello che riguarda la sicurezza, la crescita economica, ma anche il rispetto del pianeta. Quindi sono tutti molto molto legati tra di loro. E poi abbiamo anche un obiettivo che riguarda la pace. Mai come in questo periodo, ma purtroppo succede molto spesso, c'è stato bisogno addirittura di pensare a uno di questi obiettivi di sviluppo sostenibile, che riguardi la promozione delle società pacifiche, giuste ed inclusive. L'ultimo obiettivo, il numero 17, è quello che riguarda le partnership, cioè l'importanza di stringere delle partnership solide, e questo può essere visto sotto tutti i punti di vista, quindi non soltanto tra stati, nazioni, ma anche tra associazioni, tra aziende, perché soltanto attraverso le partnership si può progredire, si può andare avanti. Questi principi ispiratori degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono queste 5 P, come vedete anche qua: persone, prosperità, pianeta, pace e partnership. E quindi guardano la nostra società, cioè fatta da persone, la nostra economia, l'ambiente, la pace e la cooperazione. Il quadro, secondo me, è bellissimo. L'impianto teorico, speriamo anche pratico, è veramente importante. Tantissimi, 193 paesi hanno aderito a questi obiettivi. Anche l'Enel ha degli obiettivi molto sfidanti per numero di persone impattate su molti di questi obiettivi, non su tutti, perché
bisogna lavorare per gradi, per livelli e quindi sono già diversi anni che noi cerchiamo di, con i nostri progetti di sviluppo sostenibile, andare ad impattare su tante persone, su tante società e anche a livello economico. Quindi stiamo seguendo tutto un percorso di transizione energetica. Io non andrei oltre perché non volevo proprio né annoiarvi e né essere troppo pesante. Vi lascio però con questa bellissima detto dei nativi d'America, che lo avrete già sentito, ma a me piace sempre, perché se uno in effetti ci riflette è molto importante, cioè noi non abbiamo ereditato la terra dai nostri padri, ma l'abbiamo presa in prestito ai nostri figli. E quindi con questo io avrei terminato il mio intervento. Grazie Alessandra, direi che è tutto molto condivisibile, soprattutto il fatto che appunto siamo qui con una terra in prestito e dobbiamo, se possibile, renderla un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato. E direi che ci dobbiamo lavorare tutti. Ti ringrazio di nuovo Enel per il sostegno al Freelance Camp e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie a voi. Buona giornata.